La fashion blogger cremonese torna a far parlare di sé. Ecco il motivo. Senza ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer e fashion blogger più popolari del nostro paese. Come lei stessa si è definita in più di un'occasione, si considera una vera e propria un'imprenditrice digitale. Infatti, stando a quanto riportato dal Financial Times, la moglie del rapper FedEx è posizionata alla settima posizione nella classifica delle donne più influenti nel mondo della moda. Chiara Ferragni in versione sexy, ma non si accorge che il capezzolo è in bella vista. Alcune ore fa Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae con un vestitino sexy, ma anche per mostrare a tutti i suoi followers il fisico perfetto a soli 8 mesi dal parto in cui ha messo al mondo Leone. Non è la prima volta che la popolare fashion blogger pubblica sui social delle foto bollenti, ma in questa occasione l'immagine realizzata all'interno della sua stanza armadio ha letteralmente scatenato il web. E se da una parte sono arrivati una serie di commenti positivi e apprezzamenti da parte dei maschietti, dall'altra sono giunti delle critiche feroci. In molti hanno accusato la Ferragni di essere esibizionista, altri ancora le hanno detto di coprirsi perché le si vede il capezzolo, e che ora, essendo madre, non dovrebbe fare delle cose del genere. Chiara Ferragni, e la prima parola pronunciata da Leone. Un'agenda piena di impegni per la fashion blogger Chiara Ferragni, che tra un evento all'altro riesce a essere presente per i momenti più importanti del figlioletto Leo. Quest'ultimo, infatti, un paio di giorni fa pronunciato la sua prima parola, ovvero papà, mandando in estasi Fedez. Il rapper, infatti, attraverso delle storie su Instagram, ha documentato il tutto. La Ferragni, però, in modo ironico ci è rimasta male perché voleva che il figlio pronunciasse il vocabolo mamma. Per questo motivo lei e il consorte hanno avuto un piccolo battibecco sociale.